E questo è un vuoto che noi sentiamo, percepiamo, respiriamo. Chi ha il fiato accanto e respira i passi dei nostri ragazzi? Io da 30 e più anni che vivo un po' questa esperienza, sapete, sono stato direttore di un grande centro giovanile e lì ho conosciuto Don Luigi Sciolti, siamo amici da più di 30 anni e abbiamo riflettuto su questo: che cos'è che porta, no, la crisi di etica o di valori? Porta all'individualismo, al relativismo assoluto, quindi a non assumere il rispetto delle regole, porta alla cultura dell'apparire e del superfluo. C'è una frase che è bellissima in un libro che dice: toglietemi tutto ma non toglietemi il superfluo. E questo è abbastanza diffuso come cultura. E poi c'è la crisi economica. Sempre più la ricchezza, però su questo guardate, io chiedo alla politica di lavorare in questo senso. Anche nella nostra Italia sempre più la ricchezza in mano a pochi, anzi a pochissimi quasi. Se il 10% delle famiglie praticamente si pappa quasi il 50% della torta Italia. Questo, sapete, determina sudditanza. No, determina, per dirlo con una parola che adesso ricorre tutta, sulla cultura dell'inchino, no? E non fa crescere cittadinanza. Guardate che su queste cose le mafie vanno a nozze. E poi, lasciatemi dire, c'è una crisi politica. E la crisi politica, per me, sapete, va sottolineata in questo senso. C'è un eccesso di culto della personalità. A me non piacciono tutti questi manifesti con tutte queste facce, perché voi sapete, più cresce il culto della personalità, più si abbassa la prassi della democrazia e più si abbassa la prassi della partecipazione, la prassi delle decisioni prese insieme, e più cresce questa logica di dominio, no? E più diminuisce la logica cooperativistica. E guardate che questo il potere è concentrato in mano a pochi, e va veramente a solleticare quelle che sono le mire delle mafie, anche qui al nord. E io lo sento quasi sulla pelle questo. Allora, che cosa bisogna fare? Vado in fretta, no? E uscire da questa crisi. E qui prendo un testo di Luigi Ciotti. Bisogna riscoprire per chi e per che cosa vivere, prima di tutto. Ma guardate, qui ho visto che sono state invitate anche le chiese, le confessioni religiose, eccetera. È importante, adesso non so se c'è qualcuno, ma vedete, io lo dico spesso anche, no? Mi viene in mente quello che è successo a proposito della cultura dell'inchino, no? Quello che è successo a Castellammare, no? E lì abbiamo avuto una lezione, Luigi Bobbio, il sindaco di Castellammare, ex magistrato, che dopo che no, la statua del patrono della città si è fermata di fronte al mafioso che era agli arresti domiciliari per età e per malattia, no, il sindaco si è levato la fascia, ha portato via il confalone e è andato via. A me è dispiaciuto che il vescovo Parato abbia continuato la sua processione. Perché lì si doveva interrompere, perché non va, soprattutto non va questa cultura dell'inchino, e dobbiamo finirla, no? Allora dobbiamo ritrovare, dopo dobbiamo ridare valore ai rapporti sociali, all'etica della corresponsabilità, bisogna ridare un nome e una dignità alle persone più deboli e meno tutelate. E qui il ruolo delle associazioni, il ruolo del volontariato, il ruolo delle chiese, delle parrocchie è importantissimo. Significa
ridurre le distanze non solo economiche ma sociali, dando a ciascuno la possibilità di sviluppare i propri talenti e di vederli riconosciuti. Significa rompere i monopoli, i privilegi, le corporazioni che impediscono all'economia di servire alla collettività e alle persone di vivere non schiacciate dalle logiche del profitto. Oddio, quanto questo pesa, no? Nelle situazioni anche nel Veneto. Significa ristabilire la demarcazione fra il pubblico e il privato per impedire, e questo guardate, io ho fatto una campagna enorme, mi sono impegnato, ci ho messo la faccia, che beni comuni ed essenziali, parlo dell'acqua per esempio, vengano mercificati. Non si può mercificare tutto, non si può mercificare tutto. Significa assumere il rispetto dell'ambiente, delle altre specie viventi come il paradigma di un nuovo umanesimo ecologico e solidale. Significa restituire tutele e dignità al lavoro attraverso politiche che mettano soprattutto i giovani nelle condizioni di vivere. Guardate, ecco la flessibilità, lo sapete voi molto più di me, ma io guardo in faccia i miei ragazzi tutti i giorni. Sapete, quelli che dice ma devo lavorare un altro mese, poi non so. E questo è importante. Allora, vedete, noi a livello politico dobbiamo avere la forza, il coraggio di riprendere in mano queste situazioni e di dare fiducia e speranza ai nostri ragazzi. E dopo dobbiamo avere il coraggio, la politica, vedete, lasciatemelo dire se vogliamo uscire dalla crisi, deve liberare dai bisogni e nello stesso tempo deve nutrire i bisogni. Altrimenti, come può un cittadino partecipare? E difatti, vedete, il rischio è che la politica, che io ritengo fondamentale, no? Perché è l'arte del possibile, qualche volta anche l'arte del miracolo, perché sono successi io nelle amministrazioni locali, nelle quali tante volte ho vissuto, partecipato, collaborato, ho visto dei miracoli, e questo mi pare che sia importante. Allora, ecco, io credo che dobbiamo metterci insieme in questo senso, e guardate, finisco, avrei da parlare ancora molto, però finisco, ho 15 minuti, ecco, altri 2 minuti. Allora, vedete, tutto questo perché vogliamo raggiungere, lasciatemi dire, no, una sicurezza, dare... questo è terreno fertile per le mafie. Più la società è rarefatta e sfarinata, quando io dico che la società è rarefatta e sfarinata, penso per esempio alla corruzione. Noi abbiamo raccolto come Libera 1.500.000 firme per la confisca dei beni anche ai corrotti, ma non è possibile, no? Per chi ha letto il libro di Piero Grasso, io il weekend prima di Natale abbiamo fatto 4-5 incontri con Piero, siamo nel Veronese, ma come facciamo? La sfarinatura vuol dire che non c'è più il senso della parola data, che non c'è più il senso dell'onestà, del rispetto della cosa pubblica. E la corruzione diventa, no? Che poi sapete, non abbiamo nessuna legge per esempio sull'autoriciclaggio, anche questo che è dannoso, tante leggi che sono state fatte e che sono dannose per la corruzione. E questo, vedete, se abbiamo 60 miliardi che ci pesano sulla testa di corruzione all'anno, ma scusate, su questo possiamo uscirne anche domani se vogliamo, dobbiamo recuperare, perché vedete... I riferimenti sono importanti per i nostri ragazzi. Quando si parla di sicurezza, non è soltanto la polizia, le forze dell'ordine che fanno anche troppo il loro dovere in certe situazioni, no?
Io che ho collaborato e che tante volte sono a stretto contatto con loro, parlo soprattutto della DIA, no? E parlo dei magistrati che sono impegnati in questo settore, ecco, e io credo che dobbiamo coltivare, no? E il concetto di sicurezza come risposta significativa alla propria vita, guardate. E qui cito proprio, ho incontrato un pentito che abita nel nostro territorio in maniera anche molto fortuita e casuale, e lui mi diceva, sapete, e questo è di una grossa famiglia catanese, sapete, io dice sono entrato, mi diceva, sono entrato nella mafia, facevo la seconda superiore, avevo bisogno di protagonismo. Avevo bisogno che qualcuno si curasse di me, ed è entrato, questi mi hanno proposto questo, oltre che l'aspetto economico, mi hanno proposto questo, che qualcuno si curi di me, e noi dobbiamo lavorare in questo senso, questo è possibile farlo, capite? E allora guardate, questo si deve fare. Io cito sempre attraverso una metodologia che è la metodologia della partecipazione e della non violenza, ci credo. Gandhi diceva i fini stanno nel metodo come la pianta sta nel seme, bellissimo. Allora il metodo che noi adottiamo deve richiamare i fini per i quali noi lavoriamo. Ultima cosa, guardate, prima sono state citate tante cose e io vi dico soltanto che il Veneto è al secondo posto per le truffe e i danni dello Stato, 832 casi, e al primo posto per l'evasione dell'IRPEF, 22,4%, e potrei continuare. E vi dico quello che diceva Paolo Borsellino nel 1990 qui nel Veneto, per quanto riguarda i rischi mafia, oggi in questa regione dovete preoccuparvi soprattutto della corruzione, perché la corruzione è l'anticamera della mafia. 1990, Paolo Borsellino parlando in Veneto. E ho una citazione del 2010 anche di Luca Zaia: la mafia nel Veneto è un problema reale che rischia di mettere in pericolo il sistema economico dei nostri territori, imperniato sull'onestà e sui valori positivi dei nostri lavoratori e dei nostri imprenditori. Quello delle infiltrazioni mafiose è un fenomeno che dobbiamo affrontare con decisione per impedire che mini le basi della nostra economia. Ci sarebbero tanti altri dati, ma poi eventualmente successivamente. E volevo ricordarvi, siamo preoccupati, sì che siamo preoccupati, perché da quello che emerge dalla stampa di oggi, anche quella di ieri, vi faccio un elenco velocissimo, il traffico dei rifiuti, no? Gli ultimi arresti, Candian, Gavioli, eccetera, grandi lavori in project financing, la concessione della costruzione della nuova Romea commerciale alla cordata presieduta da Vito Bonsignore, ancora indagato per riciclaggio, non ci tranquillizza, il quadrante Tessera, il Mose, è la più grande opera pubblica degli ultimi tempi, costerà il doppio del ponte di Messina, almeno per quanto è quantificato il prezzo del conte. Il porto ed interporto per strade soltanto nel nord-est, questo è importante, la pedemontana, la camionabile Padova-Venezia, ecco, e tutto questo, vedete, poi rimane Eraclea, e tutto questo ci fa pensare, vedete, questo solletica l'appetito delle mafie, e quello che mi preoccupa sono sempre i soliti nomi, sono le solite imprese, sono i soliti potenti. Ecco, dobbiamo stare tranquilli, no che non dobbiamo stare tranquilli, ma io credo che insieme possiamo farcela.